Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come ricreare il trucco che indosso in questo momento, che è un trucco perfetto per San Valentino. Sappiate comunque che non è che dovete ricrearlo per forza a San Valentino, perché è un trucco che a me piace tantissimo e potete farlo assolutamente quando volete, il giorno dopo San Valentino, che è il giorno dei single, tipo San Faustino si chiama se non sbaglio. Potete ricrearlo tutto l'anno al vostro compleanno, a quando vi pare, a una serata in discoteca, a una cena con amici. Per realizzare questo trucco ho utilizzato davvero pochissimi prodotti, cioè praticamente ho usato 3 ombretti, qualcosa del genere. L'unica parte difficile di questo trucco è l'eyeliner, bisogna avere un pochino di mano ferma, però potete sostituirlo tranquillamente se non riuscite ad applicare l'eyeliner con un filo di matita nera o con un ombretto scuro o nero, marrone scuro, insomma quello che volete. E anche le labbra potete modificarle a vostro piacimento, se non vi sentite di portare il rossetto rosso potete mettere il rossetto nude e va benissimo così. Senza chiacchierare troppo vi lascio subito alla realizzazione. Iniziamo come sempre dalle occhiaie, oggi voglio provare a mettere il correttore con il pennellino. La cosa che non sopporto tra virgolette di questi correttori è che essendo nel barattolino una volta che si consumano un po' non ci si riesce più ad andare bene dentro con il dito se avete le unghie un pelino lunghe. Cioè vi infilate tutto il correttore sotto l'unghia e non è proprio il massimo. Lo tampono comunque con il dito per stenderlo al meglio, perché con il pennello non riesco, invece con il polpastrello lo scaldo meglio e appunto lo riesco a stendere bene in questa zona. Come fondotinta utilizzo il Concealer Perfect di Milani, che è questo fondotinta che dovrebbe uniformare benissimo il mio viso, anche perché li ho un po' corretti, mi sono usciti altri 2 brufoletti in questa zona. Sono davvero stressata in questo periodo, sto lavorando su dei progetti, ragazzi, forse, e dico forse tra una, anzi non forse, ma spero tra una, massimo 2 settimane, vedrete qualcosa su cui sto lavorando da tantissimo tempo, quindi non vi posso dire nulla, vorrei tanto, e però ecco, nelle prossime settimane vedrete qualcosa di bello. Sulle mie imperfezioni utilizzo il correttore di Nabla, quindi vado un po' su questi maledetti brufoletti, poi sono ancora più maledetta di loro perché ci vado sempre lì a stuzzicarli quando so benissimo che non dovrei, ma se siete come me sapete che vi attirano tipo calamita. Sul contorno occhi invece utilizzo il Fit Me di Maybelline, che è molto più idratante. Se avete un contorno occhi secco vi sconsiglio di utilizzare questo correttore di Nabla, altrimenti vi asciugherà tantissimo le occhiaie. Fisso tutto il viso, soprattutto il contorno occhio, non ci vado pesante con la cipria sul viso perché questo fondotinta per me è già un pelino asciutto, quindi mi concentro più sul contorno occhi. Utilizzo come sempre la mia fedelissima cipria in polvere libera, vado a stendere le eventuali pieghette che si sono formate nel frattempo, prelevo un po' di cipria dal barattolino e vado direttamente con la spugnetta. Se vi interessa sapere come utilizzo la spugnetta, se asciutta, se bagnata, ho fatto un video al riguardo in cui appunto vi dico come la utilizzo io, visto che in tanti me lo chiedete. A questo punto il mio viso è evidentemente un monotono, cioè non ho più ombre, è completamente piatto, quindi utilizzo una terra calda per andare a fare l'effetto abbronzato e per creare una sorta di tridimensionalità. Voglio sapere se siete interessati a un video in cui vi spiego l'utilizzo della cipria, sì, della cipria, della terra calda abbronzata piuttosto che quella fredda per il contouring, perché molto spesso le due cose si scambiano, o comunque una cipria calda, ancora con questa cipria, una terra calda può essere utilizzata anche tra virgolette per scolpire il viso. Quindi fatemi sapere se siete interessati ad un video del genere, perché so che c'è tantissima confusione sull'argomento. Ora invece cambio terra, ne prendo una che è più grigietta e fredda e vado leggermente a scolpire il viso. Siccome sono molto molto chiara, non voglio creare uno stacco troppo netto, quindi mi raccomando andateci leggeri se siete chiari come me. Se avete un colore di pelle scuro o medio potete andare con una mano più pesante. Come blush utilizzo il Luminoso di Milani, questo blush è perfetto se volete dare un tocco di colore, come se vi siete emozionate a guardare il vostro uomo. Mi piace tantissimo questo blush.
Come illuminante utilizzo lo strobe light di Milani, in questo momento è quasi l'unico illuminante che posso utilizzare dato il mio colore bianco pallido. Comunque ragazzi, ci tengo a dirvi una cosa, io scherzo sempre su quanto sono chiara di pelle, però quando scherzo non è detto per niente in modo negativo. Cioè in tanti mi scrivete, ah ma comunque la pelle chiara è bellissima. Io credo che ogni colore di pelle abbia, tra virgolette, i propri pregi e i propri difetti quando si trucca, quando ci si trucca, perché un colore di pelle è complicato da truccare in un certo modo, ad esempio su una pelle chiara non si può esagerare perché si fa subito l'effetto pagliaccio, su una pelle scura bisogna stare attenti ad esempio per i colori che si utilizzano perché una pelle scura fa subito l'effetto grigio se si mette un prodotto di un colore sbagliato. Però non è assolutamente detto in modo negativo, semplicemente scherzo perché guardandomi allo specchio sembro morta con le occhiaie scurissime, ma a me piace il mio colore di pelle. Ora riempio le mie sopracciglia, lo sapete, a questo momento spengo la telecamera così riesco a farle in modo, tra virgolette, veloce senza creare pasticci. Passiamo agli ombretti, oggi voglio utilizzare la, come si chiama? Dreamy Shadow Palette di Nabla, ogni tanto ho tipo le amnesie. Prendo un pochino del marroncino, questo qui che si chiama Illusion, e lo metto nella piega dell'occhio. Gli ombretti di Nabla sono super pigmentati, quindi occhio, andateci piano, aggiungete poco colore alla volta, altrimenti rischiate di fare la macchia. Guardate, ne ho preso veramente pochissimo. Siccome mi piace la tonalità di questo marrone e vediamo, non vorrei scurirlo ancora di più come intensità di colore, ne prendo ancora e continuo a stratificarlo fino a che non ottengo l'effetto desiderato. Lo porto anche qui nell'angolino esterno, più vicino alle ciglia. Vedete, fino adesso avevo lasciato questa parte, tra virgolette, bianca. Adesso porto l'ombretto fino più o meno a metà occhio. Ora voglio un tocco proprio di rosino nella sfumatura, quindi prendo Sistina, non so se si dica così o se comunque è scritto in inglese, quindi la pronuncia sia diversa. Ne prendo proprio un pizzico, batto via l'eccesso e lo metto nella parte più esterna della sfumatura. Deve essere quasi impercettibile l'effetto. Ora prendo la palettina di Milani, utilizzo questo colore chiaro che è bellissimo, ne prendo davvero un pizzichino, anche qui batto via l'eccesso e lo metto leggerissimamente sotto il sopracciglio, non si deve vedere, boom, una striscia luminosa, deve essere proprio un tocco luminoso, anche questo ancora una volta impercettibile. Prendo sempre lo stesso ombretto e lo metto sulla palpebra mobile, non lo vado a pressare in modo tanto intenso, deve andarsi quasi a sfumare con il colore della mia pelle e con il colore degli altri ombretti. L'effetto che voglio in questo trucco è che non si devono vedere i colori degli ombretti distinti, ma devono quasi miscelarsi tra di loro. Riprendo il pennello di prima e vado a sfumare il marroncino con il colore che ho appena applicato. Basta che vado qualche volta avanti e indietro e praticamente i colori sono mischiati tra di loro. Ora invece, sempre con lo stesso colore brillante, voglio creare un punto luce abbastanza evidente qui nell'angolino dell'occhio. Questo ombretto lo potete utilizzare anche come illuminante sul viso, credo sia davvero bellissimo, non ci ho pensato prima, altrimenti l'avrei fatto. Ora, parte importantissima di questo trucco, l'eyeliner, utilizzo l'Epic Ink Liner di NYX. Per non fare pasticci cerco di avvicinarmi allo specchio, quindi scusate se come al solito andrò fuori dall'inquadratura. No ragazzi, non potete capire, cioè tipo ho aperto l'eyeliner, ha schizzato un puzzettino nero qui sopra, maledetto. Ora speriamo che quando si asciuga riesco a levarlo. Che pizza. Tengo a portata di mano il mio eyeliner perché adesso vado a mettere mascara e ciglia finte. E una volta che ho messo le ciglia finte vado a vedere se c'è bisogno di aggiustare un pochino la linea che ho fatto adesso. Gli occhi sono terminati, ora passiamo alle labbra. Sulle labbra voglio mettere un bel colore acceso, voglio fare una specie di trucco stile anni 50 un po' rivisitato. Ero indecisa tra questi due colori, non li utilizzavo da tantissimo, ho aperto il mio cassetto delle matite e ho detto ma perché non le ho più utilizzate? Sono le matite di W7 Lip Twister, una è nel colore red, l'altra è nel colore Malbec, mi piacciono tantissimo. Credo che andrò sul rosso solo perché è San Valentino, tutto rosso e cuoricini, quindi optiamo per il rosso. La metto non solo sul contorno, ma la utilizzo proprio al posto di un rossetto su tutte le labbra.
Ok ragazzi, il nostro trucco per San Valentino è terminato qui. Sappiate che potete modificarlo a vostro piacimento o potete mettere qualsiasi colore di rossetto voi preferiate. Non potete capire quanto tempo era che non facevo un trucco così un po' anni 50 con eyeliner e labbra rossa, rosse e mi ero dimenticata quanto mi piacesse, quindi devo assolutamente riniziare a fare trucchi del genere. Come al solito fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile, se ricreerete questo trucco con un bel pollice all'insù o con un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale se siete nuovi e non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!